Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti di questa mattina. Rafforzare il sistema educativo con lo sviluppo della didattica immersiva, questo è l'obiettivo con cui la Regione Siciliana ha investito 5 milioni di euro per promuovere l'allestimento nelle scuole di aule immersive, in cui gli studenti potranno sperimentare la realtà aumentata e quella virtuale. In manette un catanese di 40 anni dopo un inseguimento notturno nel quartiere San Cristoforo. Dopo aver tentato di fuggire a bordo di un'auto rubata e aver proseguito a piedi, l'uomo è stato raggiunto e fermato. Una volta catturato avrebbe cercato di farla franca sferrando calci e pugni contro gli agenti. Incendio ieri sera all'interno di una villa di Nicolosi, vicino al distaccamento della locale sede del Corpo Forestale nel catanese. Distrutte almeno 6 auto e una tettoia in legno divorata dalle fiamme. Furto nel fine settimana alla scuola Giovanni Falcone nel quartiere Zen di Palermo, dove sono stati rubati i cavi di rame degli impianti elettrici. In un primo momento il personale scolastico aveva ipotizzato un blackout, ma poi è emersa la realtà del furto. Prosegue il progetto di riqualificazione del porto di Catania, in programma un restyling da 300.000 euro che prevede grandi cambiamenti per il varco d'Usmet e per area sbarco dei croceristi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento più tardi alle 19.30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.